fatto no, però rispetto al primo turno il PDL è risultato il primo partito e credo che bisogna guardare con attenzione il primo turno, perché è stato le liste della PDL sono state le liste più votate. Chiaramente il ballottaggio è stato diverso rispetto al primo turno, ma sono due modi diversi di votare. L'UDC, un partito del territorio, un partito che ha una grande vocazione di governo, riesce a raggiungere risultati anche del 20% ad Acropoli, nella provincia di Napoli oltre il 12-15%, in tutti i comuni, ad Aversa il 15%, credo che oggi si avvicina ad essere uno dei primi partiti della regione Campania. Si conferma la vittoria del centro-sinistra, del PD. Oggi è ballottaggi su tre candidati del PD sindaci, hanno vinto tutti e tre. Si conferma la sconfitta del PDL, come al primo turno, nessun nuovo sindaco al PDL. Insomma, è un dato che ci conforta, questa regione sta reagendo, dà fiducia alle forze dell'alternativa e relega il PDL in una funzione marginale. Il centro-sinistra si afferma come classe dirigente locale che riscuote la fiducia della maggioranza dei cittadini dei territori. Sono particolarmente contento per San Giorgio a Cremano, si riafferma il buon governo e Italia dei Valori supera abbondantemente il 10%. Mi pare che il PDL debba trarre una lezione da queste elezioni, ripensare profondamente, soprattutto investire in quadri dirigenti diversi da quelli sui quali ha investito, perché non esiste più in Regione Campania. Ma in questo tsunami nazionale Futuro e Libertà, senza gestire potere, senza avere presidi di governo, ha tenuto molto bene in Campania e nel sud. Quindi noi riteniamo, anche alla luce di quello che sta accadendo a livello nazionale, di poter continuare il nostro lavoro. Alle amministrative il risultato è stato eccezionale, vuol dire che il lavoro sul territorio paga. Il B2B, come dico io, un po' la vecchia politica, riunirci il lunedì, il venerdì con gli iscritti, con i simpatizzanti, fare i congressi comunali, aver fatto il congresso regionale il 17 marzo di quest'anno, ci ha portato una visibilità al di là del fatto, diciamo, puramente mediatico, ad essere presente sul territorio. Oggi tutto quello che diciamo da anni si sta dimostrando vero e sta avvenendo quella rivoluzione dal basso che unisce tutti quanti i comuni sui temi veri che importano, che interessano i cittadini, dal sud al nord. È un dato che più o meno ci si aspettava, e cioè che a fronte di una diciamo, offerta politica molto modesta e molto scadente, in generale hanno spazio, come per esempio accaduto a Parma, le formazioni antipolitiche o non politiche o comunque antagoniste, che naturalmente in determinate realtà in modo particolare si affermano. Non sfonda, diciamo, il tentativo di un'alleanza organica fra il Partito Democratico e l'UDC, non consegue risultati molto importanti. Un secondo dato incoraggiante e positivo per noi viene da realtà come quella di Acerra, dove la Federazione della Sinistra e SEL sono andate insieme. Emerge un centrosinistra che riesce a vincere in grandi comuni in tutto il paese. Nel Mezzogiorno vince e convince con candidati sindaci credibili e con una coalizione unita. Un quadro che tende a rafforzare il centro-sinistra e che deve sciogliere il grande tema del centro. Noi Verdi Ecologisti non crediamo nel grande inciucio alla regione, riteniamo che il vero leader dell'opposizione rimanga e sia Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno, e che attorno a lui bisogna costruire una proposta alternativa. Sbaglieremmo a non cogliere la richiesta di cambiamento che ci viene dagli elettori in Italia ed in Campania. Alla stagione del rigore va accompagnata quella dell'equità, ora bisogna puntare sullo sviluppo, creare nuove occasioni di lavoro e soprattutto non smantellare uno Stato sociale che per tante famiglie oggi è l'unico modo per tirare avanti a fine mese. In Campania sostanzialmente c'è un voto che da un lato conferma la politica di rigore e di sobrietà che ha portato avanti il Presidente della Regione, dall'altro chiede un forte rinnovamento verso le politiche dello sviluppo. Ecco dunque i commenti delle forze.